Scienza quest'anno si è guadagnata l'Antonino d'Oro per le sofferenze subite, per le immense perdite, per l'instancabile lavoro di tantissimi cittadini, dagli operatori sanitari alle forze dell'ordine, dai rappresentanti istituzionali a chi si è speso in atti di solidarietà, fino a chi ha garantito tutti i servizi essenziali, lavorando senza sosta e mettendo a rischio la propria salute. Un motivo di orgoglio che ha spinto i canonici del capitolo della Basilica di Sant'Antonino Martire a conferire il premio come atto di stima e di gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che in questi ultimi mesi si sono impegnate con generosità e coraggio a far fronte alla terribile pandemia che duramente ha colpito la nostra provincia. Tantissimi sono stati i piacentini che hanno manifestato un grande senso di responsabilità civica e di solidarietà umana, si legge in una nota, mossi dal desiderio di contribuire all'arresto della diffusione dell'infezione da Covid-19. Il presidente del capitolo, Don Giuseppe Basini, scrive: «Una ferita che difficilmente si potrà rimarginare. Non possiamo dimenticare tutte le vittime, ma anche la sofferenza degli anziani rimasti soli. E poi i bambini e gli adolescenti che non hanno potuto frequentare la scuola, gli amici, i luoghi di aggregazione così importanti per la loro crescita personale. Senza tralasciare il ricordo delle tante persone che hanno vissuto il tempo del lockdown in strada. Alcune si sono ammalate e hanno perso la vita». Il premio Antonino d'Oro, arrivato alla 35esima edizione, viene annualmente sponsorizzato e patrocinato dalla famiglia piacentina. Verrà consegnato dal vescovo Gianni Ambrosio sabato 4 luglio nella Basilica di Sant'Antonino, a conclusione della celebrazione eucaristica delle 11. Lo ritirerà, rappresentando simbolicamente tutti i piacentini, Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della provincia.